E non dimentichiamo il martoriato popolo ucraino in questo momento, popolo che sta soffrendo. Io vorrei che rimanga in tutti voi una domanda: cosa faccio io oggi per il popolo ucraino? Prego, mi do da fare, cerco di capire cosa faccio io oggi per il popolo ucraino. Ognuno si risponda nel proprio cuore. Giunge ancora dal Myanmar il grido di dolore di tante persone a cui manca l'assistenza umanitaria di base e che sono costrette a lasciare le loro case perché bruciate e per sfuggire alla violenza. Mi unisco all'appello dei vescovi di quella amata terra perché la comunità internazionale non si dimentichi della popolazione birmana, perché la dignità umana e il diritto alla vita siano rispettati, come pure i luoghi di culto, gli ospedali, le scuole. E benedico la comunità birmana in Italia, oggi qui rappresentata.